Il suo degrado compromette il futuro del paese e della nostra casa comune. Siete venuti per essere vicini al Signore, per cercare la via della perfezione. Ma la via della perfezione si trova in questi piccoli passi, sulla strada dell'obbedienza. Piccoli passi di carità e di amore. Vicinanza al popolo. Pastore che si allontana dal popolo, che perde il fiuto del popolo, finisce come un Monsieur l'Abbé, un funzionario di corte pontificia, ma è importante, ma di corte alla fine, no? E questo non serve. E questo è ciò che vogliamo per il Madagascar, per ciascuno di voi, per i vostri amici, che la luce della speranza non si spenga. Nostra madre guarda questo popolo di giovani che lei ama, che la cercano anche facendo silenzio nel cuore, benché ci sia molto rumore, conversazione e distrazione lungo la strada. Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia impotenti di fronte all'oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente o a braccia aperte fatalista. No, il credente tende la mano come fa Gesù con lui. Cari giovani di Akamasoa, vorrei rivolgere a voi un messaggio particolare. Non arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà. Non cedete mai alla tentazione della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi. Sconfiggiamo lo spirito malvagio sul suo stesso terreno. Lì dove ci invita ad aggrapparci a sicurezze economiche, spazi di potere e di gloria umana, rispondiamo con la disponibilità e la povertà evangelica che ci porta a dare la vita per la missione. Per favore, non lasciamoci rubare la gioia missionaria.